funziona. Ma Monica! Monica, dai, adesso, Monica, stiamo cominciando. Ma sei tu che hanno messo, sui filomati il tuo intervento? Hanno messo un... No, io sono una pittrice qui, però. Vieni che stiamo facendo un attimo, ascoltiamo perché la sua. Lei dice che deve andare via proprio adesso, quindi deve andare via. Via. No, aspettate un attimo perché in cucina non vorrei che hanno già buttato la pasta visto l'orario, un attimo solo. Sì, va bene. Aspetta. No, ma tanto lei adesso deve un quarto tempo hai da per fare. Lei deve andare a un quarto d'ora fa. Quindi adesso lei comincia perché sennò la intanto la registriamo. Tanto la registriamo. Dai, eccola, dai, registriamo. No, allora quello che avrei dovuto fare qui era una meditazione tattica, no? E comunque siamo anche pochi. Avevo preparato una cosa pratica perché il tantra è esperienziale, non si può parlare più di tanto del tantra perché la cosa fondamentale è il sentire, cioè quello che porta il tantra come input nuovo per noi adesso è proprio quello di non fare ma stare nel sentire. Ok. E quindi avrei fatto fare questa meditazione che è tutta comunque di corpo e di contatto e attraverso ecco quello che però lei lo fa due volte al mese, no? Andiamo a trovare. E quanto tempo ci vuole per fare questa cosa? Un 20 minuti avevo. Se, ma perché ma devi Roma, andare via tu? Sì, a Roma, a Piramide. Perché non abbiamo messo a Piramide. Ah, sì. Perché non abbiamo messo la pasta, quindi se vuoi. Ah, no, io perché ho proprio i tempi stretti. Infatti me l'avevate detto di restare, ho detto non posso. Ah, se lo sapevamo, scusa, mi facevamo fare prima noi. Non lo sapevo. Io ero convinta che stava a pranzo. Convinta che stava a pranzo. Perché lei è stata tanto educata che mi doveva avvisare, io me lo sono dimenticata. No, vabbè, perché troppe cose. Ormai avevo visto. È stata accogliente al massimo. Comunque, no, noi adesso sappiamo dove sta. Facciamo andare avanti un attimino, fammi sentire che interessante. Va bene. Allora, che posso dire? Si potrebbero dire tante cose del tantra, perché è molto complessa, è molto ricca, è una via spirituale meravigliosa che sta uscendo, sta riuscendo fuori adesso, in quest'epoca in cui si ha bisogno di contatto, si ha bisogno di amore incondizionato veramente, della parola ripulita, diciamo, no? Ripulita attraverso il sentire del corpo che è diverso, è rieducato il corpo all'amore, al bello, e appunto all'avvicinamento tra maschile e femminile. Il tantra lavora su questa integrazione tra maschile e femminile e forse appunto non è un caso che sia emerso adesso che c'è ormai una difficoltà enorme tra uomo e donna, tra maschile e femminile, tra dentro di noi c'è una situazione che io osservo ogni volta che è drammatica. Io sono partita con un interesse specifico sul femminile perché anche da prima ho lavorato tanto con le donne, tanto sul femminile, sulla maternità eccetera eccetera, e quindi infatti il mio sito, la mia associazione, il mio sito si chiama Tantra Shakti, che già la Shakti è l'energia femminile, e in più è sottolineato la via del femminile, quindi io proprio volevo lavorare sulle donne, con le donne, sul far riuscire fuori il femminile sano. Poi mi sono accorta che anche il maschile invece, con l'attenzione, mi sono accorta di una situazione attraverso il corpo del maschio quando si muove. Io mi sono accorta che qua c'è un dramma di tutte e due le parti. La donna è molto maschile, l'uomo è molto femminile. Sì, negli ultimi anni poi ancora di più. Io quando faccio fare per esempio dei balli, io faccio ballare molto, ma un ballo a livello nel senso di muovere il corpo, liberarlo, respirare, eccetera. Quando faccio ballare sentendo la propria energia femminile e poi sentendo la propria energia maschile, le donne sul maschile sono scatenate, sono delle guerriere proprio, e gli uomini un po' così, un po' che ridono, non prendono sul serio, no? Se donne invasate così. E anche sul femminile la donna sta in difficoltà, non sa bene come, cosa è suo femminile, no? Quindi diciamo, lo sa bene. No, per niente, no, c'è una confusione, una distorsione di tutte e due, per cui poi questa situazione si verifica qua, di cui parlavi tu, è comunque frutto di una distorsione, nel senso che la donna non sta veramente nel suo femminile vero, sano, sacro,
tanto l'uomo non sta nel suo maschile, che è il sole, che è la vita, che è l'energia elegante, protettiva. Quindi io sto facendo questo tentativo di ritornare a qual è questa energia, la vera femminile, la vera maschile, e lo faccio attraverso il corpo, perché così la mente si spegne, esatto. Perché è lì che c'è il problema, schermi, certo. Capito? Quindi ritrovare nuovi codici, diciamo un nuovo codice attraverso il corpo, a me sta dando delle soddisfazioni enormi, nel senso che i cambiamenti che io vedo, che ho visto principalmente dentro di me, perché io vengo da un approccio psicologico, no? Sia come mia formazione che come mia esperienza di lavoro su di me, tutto psicologico. Certo. E le cose le capivo, le vedevo, erano chiarissime, ma non cambiavano, esatto. non avveniva il cambiamento. Certo, quindi non basta sapere, conoscere. Quindi ho capito, lo so, eppure ricado, no? Quindi pure questa frustrazione che ricado lì, per cui l'universo mi ha graziato, mi ha fatto arrivare questo tantra che non sapevo niente, assolutamente niente, pensavo fosse tipo un Kama Sutra spirituale, no? È proprio vero, la maggior parte. Sì, cioè pensi a quelle cose indiane che... Con tutti i maschi. E quindi sono gli esercizi degli workshop sul tantra, sì. Capito? Si attivano tutte queste cose, andiamo a fare l'eros di gruppo. Andiamoci, piena di uomini, per me il problema sono le donne che non vengono, che è un peccato, perché il femminile, cioè il tantra nasce in un'epoca di femminile, di dea madre, certo. Capito? E ha una bellezza fantastica, ha un modo di approcciarsi veramente nuovo. Quando si leggono i libri di tantra, non i libri che parlano del tantra, gli originali, sì. Cioè è una poesia che veramente lì è come leggere la Divina Commedia, cose che poi sono appunto interpretabili perché sono talmente simboliche, no? Però quello che arriva è un'energia di un'amorevolezza, di una, certo. Armonia che ti stordisce quasi, no? E quindi quel tipo di energia lì si riporta nel contatto col corpo, con l'uomo, con la donna. Quando io faccio degli stage in cui si lavora su questa pratica del tantra, che è in nudità, per cui è l'impatto è forte, no? Le donne hanno paura, quindi tu fa tutto un lavorio di rassicurazione, che puoi metterti in costume, gli uomini sono molto selezionati, poi lì sono le donne che gli parte questa energia sessuale anche, che però è quella sana, non è l'erotismo, come dire, non è quella, non è la seduzione, ecco, sì, sì. Che è l'energia sessuale maschile nella donna. Ah, ok. La manipolazione. La manipolazione. Sì. Io divento quello che immagino che tu voglia da me. Ah, certo. Okay. Capito? Bellissimo. E mi metto la gonna così e prendo un atteggiamento, ma il femminile è sensuale. Che cos'è il femminile? È sensuale, naturalmente, sensualità. Certo. Sì, io quando ho un contatto con una donna. Io ho insegnato danza del ventre. Quindi. Ecco, esatto. Quindi quando io ho contatti con tanti uomini, che vengono tanti uomini, no? Quando ce l'ho con la donna, che capita ogni tanto, è una di una bellezza. Io capisco perché l'uomo è così attratto dalla donna. Cioè è bellissima, bellissima. Io lo sapevo che era una di Sì. Io lo sapevo? Dalla parte giusta. Era nato dalla parte giusta. È veramente bellissima, anche da un punto di vista estetico, qualsiasi donna ha un'armonia che è una morbidezza che è. Quando sei abituata al contatto con l'uomo che ha, perché è il suo fascino, perché io senza nulla togliere, e senti il corpo di una donna, è una cosa fantastica, magica, di cui noi non ci rendiamo conto e non sfruttiamo bene questa, non mettiamo a frutto proprio della bellezza, dell'armonia, dell'universo. In questo momento storico c'è bisogno della donna, della bellezza della donna, però la donna deve ritrovarla dentro di sé, e anche attraverso un contatto con l'uomo che sia di una maggiore centratura, cioè la donna più centrata deve essere più centrata. Noi comunque sottilmente siamo tutte compiacenti,
cioè è un all'uomo, cioè è una, cioè una nostra deformazione culturale. Dipendenti. La compiacenza. È diverso da l'allineata. Quindi la parola come esprime sì. È diversa la sfumatura sì. Proprio. Sì, 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 compiacenti anche sì. Qualcosa che va contro di noi. Sì, assolutamente. Ah, ok. È assolutamente inconsapevole e automatico. Già meglio, e quello poi c'è la rabbia. Quello che c'è la rabbia. Sì. Perché si rende conto, se la prende con se stessa, sente che l'uomo la porta in quella cosa lì, cioè sì. E diventiamo, passiamo sul maschile, no? Cioè, allora io faccio tutto da sola, non ho bisogno di nessuno, faccio sesso con chi mi pare, sì. Si perde totalmente la bellezza anche della sessualità femminile. Adesso io sto per fare un seminario proprio sulla sessualità sacra, sì. Per le coppie è questo. Dove voglio dare proprio spazio all'espressione sessuale femminile, che non c'è, che la donna è allineata sulla genitalità dell'uomo, sì. Capito? Certo. Per cui l'uomo non cresce e allora diventa quello che se ne va. Perché certo, non è cresciuto, perché non trova non soddisfazione negli altri. Non c'è questa emozione, questo aprire un panorama nuovo. Oppure se c'è, se l'uomo lo percepisce nella donna scappa, perché lui non c'è neanche pronto. Quello anche, quello è la botta emotiva che arriva all'uomo quando la donna dà veramente il suo femminile, è potente. Però io ti dico, per quello che faccio io nel tantra, gli uomini non se ne vanno. Io tante volte mi chiedo, ma come mai ritornano? Perché non c'è sesso in quello che faccio io, non c'è certo. Sesso, capito? Certo. Però ritorna, è un perché mistero capisco. Per me, perché ce ne sono tante situazioni di tantra dove c'è sesso, potrebbero certo. Andare là, capito? Quindi mi ha aperto una fiducia anche rispetto all'uomo, alla volontà dell'uomo di cambiare, di crescere, capito? Ma se la donna pure è centrata, ascolta il proprio femminile e apre all'uomo, apre nel corpo. Quindi io mi espongo in nudità, cioè tu vuol dire che io che faccio, pratico questa pratica del tantra, insomma, in particolare che diffondo io, e comparato da un maestro di tantra, per carità, non è farina del mio sacco. Però tu l'hai aggiornata? Sì, l'ho messa nel mio percorso sul femminile, senz'altro. Cioè io mi espongo in nudità. Faccio un lavoro su di me che è quello con le paure che ho dell'uomo, perché la donna in automatico va sulla paura, no? Quindi io mi espongo in nudità, faccio un passo verso di te e ti faccio vedere che mi sto fidando, che tu ce la fai, che non sei quell'uomo, perché anche l'uomo è stanco di essere identificato con l'uomo violento, predatore. Con l'uomo eccetera. Quindi c'è tutto un cambiamento poi nei giovani, che vedo che c'è una dissociazione proprio da quel maschile lì, quindi se ne vanno sul femminile. Già, certo. Capito? C'ho tante cose da dire su questo. Quindi mia, questo. Io faccio un passo e mi fido che tu ce la fai, che non mi salti addosso, che non mi è violento, eccetera, eccetera. E l'uomo lavora su questo... questo portare l'energia sessuale che arriva in automatico, perché pure quello è culturale, quando vedo una donna nuda, sesso, no? Lavora su questo e attraverso le pratiche del tantra praticamente fanno sì che si sfrutti l'energia sessuale così potente per salire, certo, capito? Certo. Per salire su e passa attraverso tutti i chakra, certo. Diciamo, tutti quindi i tipi di emozioni, di energie, di si passa da una forte attrazione sessuale a un grandissimo, che ne so, senso materno, a una connessione spirituale, e tu senti come dire, queste percezioni, questa sensibilità si espande in tutto il corpo e hai l'emozione sulle mani anche, sì, sì. Capito? È una cosa fantastica. Nel caso non è tutto il corpo. È una cosa fantastica. Quindi adesso per curiosità, questa meditazione che cosa consisteva? Movimento? C'era intanto una musica bellissima sotto, è una sì, si parte da seduti per terra e c'è tutto un attraverso il respiro risentire un po', riportare un corpo alla morbidezza, per cui c'è un movimento di bacino, c'è il respiro, c'è
E poi partono le braccia e poi ci si sale in piedi, e si poteva fare in coppia col contatto, però siamo anche pochi. Io ho scritto contattatemi. Però guarda, è stato anche ancora più importante che tu ci abbia illustrato queste parti. Sì, molto importante. Mi dispiace proprio tanto. No, ma adesso noi andremo. Vabbè, ma se volete veramente... Ce lo facciamo. Sì, poi possiamo organizzare anche qua, ma la, tanto sì, guarda, l'ho visto questo spazio, infatti mentre parlavate io guardavo anche perché sì, è uno spazio che mi piace. Sì, poi e sì, siccome dove sto adesso comincia a diventare un po' piccolino. Ah, perfetto, allora dai. Questo adesso ci veniamo il 20. È carino, sì, anche. Il 20 veniamo un po' di persone del mio gruppo, sì, quindi ho detto venite a vederlo perché ci stiamo cercando. E noi veniamo al tuo laboratorio. Noi veniamo per esempio che cos'è il 20? Che cosa è il 20? Qua c'è la sua, c'è una, la sua una allieva che è allieva, di, allieva della Giovanna, fa il compleanno. Ah, Daniela. Ah, Daniela. Daniela. Veniamo okay, un po' di persone del mio ah, gruppo. Ah, ok, ok. Ah, sì, lei allora fa questo. Sì, sì, e Sharmila l'ho contattata io. La prossima meditazione di gruppo. Dove però farò un'oretta, perché in genere dura 3 ore, in un'oretta ci sarà sempre di ballo, contatto, abbracci, tanti abbracci, proprio una droga è diventata. Tutte coccole. Sì, coccole. L'ultimo incontro ho fatto gli uomini coccoleranno le donne, quindi le donne erano bendate e gli uomini passavano di donna in donna a carezzare, abbracciare, a coccolare. Ti dico quanto è piaciuto, bellissimo. E, però nel prossimo incontro farò un'oretta così, dopo di che verrà un ragazzo, sono un uomo che si occupa proprio della Dea Madre, dell'epoca della Dea Madre, sa tantissime cose. Non è full Flavio, si chiama Silvio, no, perché ha lavorato in più credo al nord, e verrà a parlare nello specifico proprio di quel periodo là, sì, di cui io so qualcosa. Non so una che è molto teorica io, quindi me le dimentico quelle cose. No, ma noi abbiamo anche un amico che c'è stato in astrale e come se avesse vissuto quell'epoca. Wow. Raffaele. Lui c'è stato proprio. Wow. Meraviglia. Beh, scusami, dove lo fai? Lo faccio adesso in una sala che sta a piramide. Ah, poi lasci. Ti lascio, vi lascio il biglietto di visita, vi scrivo, vi appunto dietro il sito che non c'è sul biglietto di visita. Per cui sul sito potete leggere tante cose e vedere gli appuntamenti, le date. Assolutamente sì. Sì, ecco, e queste cose le faccio in questi agriturismi. Già, se mi dai verpli a qualcosa già inizio, no? Con le mie donne, perché noi siamo 99%. Ti mando la locandina. Il 99% sono donne. No, e tutti hanno questo problema. Il mio problema sono sempre le donne. No, adesso sono finito con le donne, siamo tutti qua. Dai, bellissimo. E adesso domenica comincio un ciclo di incontri sulla ricerca dell'anima compagna. Certo, ecco, bene. Sempre per avere, intanto per avere un partner per fare gli stage, che quello è. E poi proprio per lavorare su un'apertura dentro rispetto a una relazione felice. Certo. Perché noi siamo anche. Abbiamo più paure che entusiasmi, come dire, rispetto a una relazione, no? Quindi fare tutto questo lavoro che sia. Lo prendo proprio sui 3 piani, mentale, corporeo e energetico, sì, quando entriamo in contatto con l'altro e vedere quali sono le resistenze. Sono delle resistenze potenti, forti, culturali, un sacco di paura. Se posso dire una mia teoria, siccome veniamo da un ciclo predatorio, sì, noi veniamo da un ciclo in cui dobbiamo essere o prede o predatori. Non è che c'era una via di mezzo. E di conseguenza tutti siamo stati prede e predatori, tutti, e siamo tutti per questo motivo arrabbiati e paurosi di questo fatto, perché effettivamente siamo stanchi di predare e di essere predati, e quindi diciamo che le donne hanno la memoria di essere state predate, gli uomini pure, perché gli uomini sono stati manipolati con i figli e con il denaro. Le donne sono state manipolate col sesso e con l'amore, e quindi tutti quanti abbiamo un punto debole, abbiamo un punto debole su cui siamo stati chiaramente così. Quindi diciamo che in questo momento bisognerebbe smettere di avere paura, e che è la cosa un po' più complicata, ma non solamente nella relazione tra sentimentale abbiamo avuto il problema della predazione, abbiamo avuto il problema della relazione a livello appunto anche politico, per modo di dire, che ci sono moltissime buone persone in tutto
tutti i partiti, con memorie di essere predati dall'altro antagonista. E è proprio stata un'epoca in cui c'è stato la parte principale del nostro esistenza era la competizione, il conflitto, la predazione e la difesa. Di conseguenza, su quella base noi non possiamo assolutamente cambiare il mondo. Bisogna semplicemente, io dico sempre, ripartire da una base di fiducia e gratitudine. Ieri per radio ho sentito un'intervista al testamento spirituale di Licio Gelli, che quando uno già sente la parola Licio Gelli partono le mappe mentali, patapum, patapum. E invece questa gente diceva: perché noi siamo buoni, perché quello che conta è il bene, però sono cattivi i comunisti. Allora, quindi alla fine c'è sempre il, capito, il comunista che sa quanto è buono. Io lo parlo così perché non ti identifichi. No, ma perché io parlo così? Sì, ma perché io parlo così? Perché ho avuto due nonni, tutti e due buonissimi, che mi amavano, uno era fascista e uno era comunista. E questa è l'esperienza che mi ha fatto capire che il bene è ovunque e il male pure. E cioè, quindi, nel caso della relazione sentimentale è la stessa cosa. Cioè, quello che io, comunque io parlo in qualunque occasione, qui parliamo della sensualità, eccetera, però effettivamente io poi riparto sempre dal fatto della fiducia e della gratitudine, che dobbiamo prima di tutto darla, perché dopo ci ritorna. Però nessuno fa il primo passo, come quando il marito e la moglie vanno allo psicologo, la moglie dice: perché il mio marito è anaffettivo, lo psicologo, il marito dice: perché la mia moglie è prepotente. E allora lo psicologo dice: avete ragione tutti e due, chi comincia primo a non essere prepotente o inaffettivo? Lei, lui, e nessuno più, si separano, è finito tutto. Quindi ognuno deve cominciare, secondo me, da se stesso. Grazie. Grazie mille. Andiamo a buon appetito. Sì.